preparate la via del Signore. Troviamo questa parola sia nella prima lettura che nel Vangelo. E chiaramente questo l'invito che risuona oggi in questa seconda domenica di Avvento per tutti noi. Se vogliamo vivere questo Natale nel modo migliore, occorre che sin da ora prepariamo la via del Signore. Però il Vangelo aggiunge anche un'altra frase che è abbastanza strana: raddrizzate i suoi sentieri. Beh, i sentieri di per sé non possono essere raddrizzati, ma se c'è questa espressione è per un motivo, perché nella Bibbia si parla di sentieri storti, sentieri tortuosi. Che cosa sono? Non dobbiamo pensare ai sentieri come i sentieri che ci sono nei boschi, nei prati, eccetera, ma quei sentieri che abbiamo nel nostro cuore. Ebbene, la Bibbia dice che i sentieri del Signore, la via del Signore è diritta, mentre i sentieri degli empi sono storti, sono pieni di curve. Che cosa vuol dire? Che chi segue il Signore cammina su una strada, che è una strada di verità, di amore, di bontà, e non devia. Mentre altri percorrono una strada di ipocrisia, di menzogna. Cioè magari su qualcosa apparentemente dicono di sì a Dio, poi però gli voltano le spalle su altro. Oppure si prende qualcosa del Vangelo e si rifiuta altro. E questo, se ci pensate, è un rischio che tutti corriamo. Ecco, quindi di rendere tortuosi i sentieri del Signore, di renderli impraticabili. Il problema è che se questi sentieri sono tortuosi, Gesù non riesce ad arrivare nel nostro cuore. L'Avvento è un attendere Gesù che viene e anche un andare incontro a Gesù. Ci sono questi due movimenti e poi a un certo punto ci si incontra. Viene in mente, certamente sarà capitato a tutti voi, no? Qualche volta di andare in certi boschi, ci sono dei sentieri che ormai non sono più praticabili. Magari una volta venivano utilizzati, però nel momento in cui non sono più percorsi per molto tempo, cosa succede? Crescono i rovi, la boscaglia si fa sempre più fitta, per cui non si riesce più a passare. L'unico modo per passare è tagliare i rovi, è sistemare questi sentieri, magari rimuovere anche delle piante che sono cadute, dei sassi. Ecco, pensiamo che questo può avvenire anche nel nostro cuore. Il nostro cuore può essere esattamente come questi sentieri impraticabili e che impediscono, ripeto, alla grazia di Dio di venire a noi. Noi dobbiamo partire dal presupposto che il desiderio che Gesù ha di donarci la sua gioia, la sua felicità, è più grande di quello che noi abbiamo di ricevere questa gioia, non c'è dubbio. C'è un versetto nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, che dice: le strade del Signore sono deliziose e i suoi sentieri conducono sempre alla gioia. Diciamolo chiaramente, i sentieri del Signore sono i suoi comandamenti alla fine, cioè è quella strada che lui ha indicato come la strada del nostro benessere, della nostra gioia, della nostra benedizione. E questa è sicuramente la prima cosa che ci è chiesta di fare, che ci viene chiesta da San Giovanni Battista, che è il protagonista sia della Quaresima che dell'Avvento. Per arrivare a Gesù, notate, bisogna sempre passare da San Giovanni Battista. Cioè c'è sempre quell'impegno che dipende da noi. Però attenzione, non è che questo è tutto, questo è soltanto una preparazione. E però se noi faremo bene questa parte, poi cosa succede? Che viene Gesù, colui che viene chiamato il forte, il più forte. Anche altrove viene definito il forte perché è più forte di colui che è il nemico dell'umanità, lo spirito del male. Soltanto Gesù è più forte di questo spirito, per cui con Gesù noi siamo davvero al sicuro. È più forte perché viene a portare la consolazione di Dio. Abbiamo sentito queste parole all'inizio della prima lettura, un libro che
seconda parte del libro di Isaia, che viene chiamato proprio il libro, il libretto della consolazione, perché il popolo aveva vissuto un'esperienza tremenda con l'esilio, si era allontanato appunto dalle vie e dai sentieri del Signore e poi era tornato e ecco finalmente ecco il Signore arriva con questa consolazione, come un pastore che fa pascolare il gregge, che porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Pensate che bella questa immagine. È quello che Gesù vuole fare con noi, prenderci sul petto e condurci dolcemente, appunto verso sentieri di pace, di giustizia e di amore. Allora, ecco, facciamo la nostra parte. Ognuno si chieda che cosa c'è da rimuovere nel nostro cuore che rende appunto i sentieri del cuore e del mio cuore impraticabili. Quali comportamenti che non sono secondo il Vangelo, che non sono secondo l'amore del prossimo? Oppure, se vogliamo qualcosa ancora di più concreto, proviamo a pensare in questo cuore quali sono quelli che si chiamano nella tradizione i peccati capitali, che maggiormente lo inquinano, lo ingombrano, che maggiormente impediscono a Dio di entrarvi. E li ricordo: primo la superbia. Isaia parla di questi monti che devono essere abbassati. Ecco, il sentiero può essere difficile proprio perché c'è anche questo monte della superbia, dell'orgoglio. Quindi l'umiltà, il grande messaggio del Natale, di un Dio che si fa bambino per dirci: anche tu fatti piccolo per poter servire i fratelli. L'avarizia, il secondo grande ostacolo che può impedire a Gesù di venire nella nostra vita. La lussuria, cioè tutto ciò che rende impuro il nostro cuore, il nostro corpo, perché ci impedisce di amare come dovremmo, amare in modo gratuito, disinteressato, amare appunto come ci insegna Gesù. L'ira, la rabbia, l'invidia, la gola, l'acidia, cioè la pigrizia. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Immacolata, che festeggeremo tra due giorni, che ci aiuti Lui stesso a preparare questo cuore in modo che quando verrà con i Suoi doni possiamo accoglierlo, che il nostro cuore divenga come una culla in cui Egli possa nascere e rinnovare tutta la nostra vita. Amen.